Napoli ha il mare dentro. Recita così uno degli slogan promozionali nelle World Series di America's Cup che iniziano oggi in quello che viene definito da molti come lo stadio della vela più bello del mondo. Si passa dall'attesa allo spettacolo sportivo. Di Coppa America, ma non solo, abbiamo voluto parlarne con il presidente della provincia di Napoli, Antonio Pentangelo, che ha effettuato un giro per gli stand del villaggio prima di assistere alla partenza della prima regata della competizione. Presidente, oggi partono le regate, però c'è possibile fare un primo consuntivo in questa Coppa America? Ci sono state polemiche, però c'è un mare di persone che sta frequentando, quindi secondo lei come la vede? È assolutamente positivo come evento, anche perché lei mi ricorda un particolare sul quale sarei voluto tornare da solo, le polemiche. All'inizio, alla presentazione, c'era indubbiamente un'area di tensione perché erano state annunciate eventuali proteste, probabili rimostranze di chi giustamente vive un momento di disagio. Alla fine poi invece dobbiamo riscontrare, sono passati già 3 giorni dell'evento, una grande partecipazione di folla, una cornice fantastica aiutata anche da un tempo meraviglioso. E in più la cosa che voglio far notare, una responsabilità da parte del popolo napoletano in particolare eccellente, che mi sorprende. Avrei creduto legittimo e giusta a un'eventuale protesta perché che tenesse conto di una vetrina così importante, invece ha prevalso il senso di responsabilità e ha prevalso la voglia di far apparire Napoli una città tranquilla, serena, che gode del proprio evento sportivo, e quindi il mio apprezzamento non può andare che a queste persone, ad un popolo che ha dimostrato ancora una volta di saper operare le scelte giuste nel momento giusto. E di questo momento la votazione per il Presidente della Repubblica, napoletano, un Presidente napoletano che ama Napoli e che ama i napoletani. Un suo pensiero su questo addio? Allora, personalmente ritengo il settennato del Presidente napoletano Senato dotato di grande equilibrio, di una presenza anzi costante e attiva del nostro Presidente della Repubblica, a cui ovviamente va un affetto particolare per il fatto di essere un nostro concittadino. Ma oltre che quello, per non poter essere solamente legati al territorio, diciamo anche che è stato un settennato di prestigio, incisivo, assolutamente utile, nel quale spesso il Presidente della Repubblica ha preso delle posizioni anche se vuoi impopolari, ma che tendevano poi a quella che è l'interesse e alla difesa del suo popolo. Stamattina sui giornali abbiamo sentito la Lucci che si è lamentato degli enti locali, ha parlato di immorale di tutti in Olanda, è indegno il comportamento di alcuni enti locali per come si è comportato, e ha parlato anche delle province che non svolgono più il loro ruolo perché non sono state ancora eliminate. Che cosa vogliamo rispondere? Non lo so, sicuramente la Lucci avrà dei buoni motivi che a me sfuggono per dire tutto questo. Il punto di vista di chi quotidianamente si dedica alla risoluzione di problemi e li affronta, e ritengo anche li affronti bene. Ho sentito Presidente delle Province annunciare la probabile impossibilità di riaprire le scuole nell'anno scolastico in corso. Allora, a fronte di tutto ciò, a fronte di una situazione drammatica sul lato economico che vivono le province, ora puoi sparare anche addosso alla provincia. Perciò dico, ci sono altre ragioni che a me sfuggono conoscendo l'intelligenza di Nina Lucci, ma certamente non può essere riferito all'operato della provincia, che invece è sempre attivo e dimostra oggi in questa manifestazione spesso assume anche una funzione rilevante. Lei, a proposito dell'inchiesta sul Sistri, ieri è andato giù dicendo che annunciando che l'amministrazione si sarebbe costituita parte civile. Allora, è uno sdegno che penso abbia avuto io e tutti gli amministratori locali che sono stretti come in una tenaglia dal problema dei rifiuti. Senti, una tenaglia perché? Perché c'è da un lato il fatto stesso che è impopolare, il problema rifiuti è visto dai nostri concittadini come un problema, come un cancro dannoso, non simpatico, perché abbiamo una tariffa che è molto alta, e dalla stessa parte, benché ci deve essere dato atto che da 3 anni e mezzo il problema dei rifiuti non ha sollevato più emergenze come quelle incontrate proprio nell'inizio della nostra legislatura, però nonostante tutto non è una cosa ben gradita. C'è una difficoltà con la differenziata, c'è una difficoltà con lo svuotamento
svuotamento dei siti con le ecoballe, e quindi io mi rendo conto che il problema dei rifiuti è un problema annoso, è una piaga, e per me che elemosino anche un taglio che sia minore di soli 5 milioni, sentire che se ne buttano 200, 300, 400 per un sistema che poi non funziona o che peggio ancora è gestito con malaffare, a dire la verità mi indigna come cittadino e poi come presidente della provincia di Napoli. Per finire, Presidente, dai giornali apprendiamo di una probabile candidatura, tutti vogliono sapere che farà da grande. Di verità sono già abbastanza grande, quindi non ho eccessive prospettive per il futuro, se non quella di essere fedele ad un principio, ad una parte politica alla quale milito da anni. Si dà la possibilità che una città importante come Castellammare, che va al voto anticipatamente per uno scioglimento anche abbastanza bizzarro, arrivata al voto e probabilmente si sceglie, si tenta di coinvolgere un cittadino di quella città che in questo caso per un caso assoluto è anche il presidente facente funzione della provincia di Napoli, nel candidarlo direttamente. È una cosa che il partito mi sta chiedendo spesso perché ritiene prima di tutto un segno di grande responsabilità e di interesse verso quella cittadina che insieme a Giugliano sono le città simbolo ed Avellino delle elezioni amministrative di questa tornata, e quindi cerca di coinvolgere il presidente della provincia, che è stato già sindaco e vice sindaco per 18 anni, in un'attività amministrativa diretta. Si vedrà, non si è ancora certi di nulla. Quando? A breve, sicuramente prima di sabato. In bocca al lupo. Credi.